Vai. Bentornati in un nuovissimo video. Oggi non sarà una video ricetta, bensì un vlog. E non farò neanche i vlogmas, perché comunque quelli vanno fatti giornalmente e veramente non ho tanto tempo, però farò quello che posso. Oggi è il compleanno della mia amica e devo andare in un supermercato etnico, cioè che mi ricorda tantissimo Cuba, e per trovare le cosine che ci sono, che trovo anche là. Perché devo comprare un prodotto in specifico per fare i pasteles, che sarebbe tipo delle sfogliatine con ripieno di marmellata, che sono buonissime, però vedrete tutte, non vi preoccupate. Adesso vado a vestirmi e andiamo subito a questo supermercato. Finalmente sono al supermercato e qui potete vedere, qui sotto c'era il dulce de leche, questa è la vaniglia, il lievito per dolci, che è quello chiamato royal, e questa qui è la marmellata di uova, questa è proprio solida, diciamo, e come vedete è enorme. E questo in fianco è il dulce de leche, sicuramente lo avrete sentito nominare, che è molto buono e anche molto molto dolce. Eccolo qua. Di qui abbiamo, questa è la guava, che è fatta tipo con lo sciroppo, come trovate anche l'ananas. E questi succhi di mango, di guava, anche di qua, di maracuyà. E poi tanti altri gusti. Questa è la malta e qui vediamo la manioca, guardate quanto è bella e grossa. Questo qui è il platano, sia acerbo che maturo, questo è lo zenzero. Di qui c'è l'ocra, eccola qua. E questo rotondo che vedete è un tubero chiamato malanga. Questo qui sono delle patate americane di diverse varietà, è viola, bianca e anche gialla. Bene, vi faccio vedere cosa ho trovato al supermercato etnico. Ho comprato poche cose perché ho fatto infatti una spesa veloce. E per prima cosa mi sono trovata queste chips di patata americana. Guardate, c'è la versione così e c'è la versione anche bianca. Comunque queste li proviamo subito. Ho comprato anche una malta. Questa è una bevanda analcolica che si fa col malto, tipo quello della birra, però questa è ancora più forte. Dice che è ricco anche in vitamina B e ai cubani piace tantissimo. Io ogni volta la prendo. Ho trovato la marmellata di guava, come vedete è così. Questa è bella consistente, invece quella che usiamo noi è un po' più liquida, però come vedete guayaba, guava. E questa marca e ce l'hanno molto buono. Ho già comprato diversi prodotti da questa marca, mi sono trovata sempre benissimo. Ho trovato anche del anice stellato, questo lo compro per le ricette e qui costa veramente poco. E per ultimo ho trovato lo strato di vaniglia, questo lo compro sempre perché ero già senza, e praticamente questa è stata la mia piccolissima spesa per oggi. Andiamo a provare questi. Vado a prendere le forbici. E vediamo subito. Si presentano così.
buonissimi, veramente buoni, mi sono piaciuti molto. Sì sì. Bene, i pasteles sono già nel forno. Questo qui è il regalo per la mia amica. Come vedete, già tutto impacchettato. Quindi lo vedrete quando lei lo aprirà, perché adesso ovviamente io non lo vado ad aprire. E sono già pronta, tutta vestita. L'unica cosa che devo aspettare è tirar fuori i pasteles, che si raffreddino un po', e poi li metto in un contenitore col suo tappo e andiamo. Ed ecco qua i pasteles già pronti, c'è solo uno che è esploso, però il resto, come vedete, è abbastanza bellino. Mamma mia, come sono croccanti, non vedo l'ora di, vorrei mangiarli tutti quanti io. Vai! Vieni! Ci stiamo qui. Dove sta? Buongiorno. Dove sta? Ta-da! Io con mascherina. Permesso. Andalo là. Ciao. Andalo là. Ciao. A ver, ¿estás lista? Tan. A ver, es una bobería, pero bueno. Anche dolcetto. Sí, eso es lo de comer. Mira questo. No sabe lo que va a venir primero. No, y ella también había preparado dulcitos. Ay, mi madre, vamos a coger 100 libras aquí. Una pequeña atención. Wow. A ver. Paco puto. Sí, tanto. Se me da usted una loca. Dale, abre. Abra ahí. Te puse también una postalita. Wow. Espera, le llamo. Ay, Heidi, amiga. Recibe este bello y día nuestra felicitación, Heidi Fulvio. ¿Viste? Gracias, ¿viste? Amiga, gracias. Con su bolsita, que me gusta mucho. ¡Tadá! A ver. ¿Qué es? Una crema per le mani. Una crema viso. Con, a ver, deja ver, enseñar acá. Mandola, que sería almendra y malva. Y questi les debe dire struccanti. Y esta, ok, para que te quites el maquillaje, ¿viste? Con óleo de argán, con aceite de argán. Hecha. Y te queda esta bolsita de la Omea, que aquí es una marca muy buena y que tiene una tela preciosa. Ahí va. Gracias, mija. Ay, mi hija. Un beso, coño. Que lo disfrutes. No, que no importa que sea el coronavirus. Gracias. Que lo disfrutes. Pero espérate, que no ha terminado. No, no, y hasta a mí los dulces. No ha terminado la cosa. Los acabo de hacer, fíjate. Sí, sí. Los acabo de hacer. Le quité. A ver si no me cogieron condensa. Mmm. ¡Ichi!
Pastelitos de guayaba y queso. Ay, eso es súper profundo. Ay, gracias, mi amiga. Gracias. Bueno, contenta. Sono appena tornata, ho fatto anche un po' di spesa, la mia amica è rimasta contenta del regalino, come avete potuto vedere, ha parlato solo in spagnolo, però fa niente, vi ho fatto la traduzione sotto e spero che vi sia piaciuto questo vlog e ci vediamo nel prossimo. Ciao!